Bentrovati amici della Non Solo Libri, buona domenica! Ed eccoci qui, finalmente torniamo ad unboxare qualcosa, una meravigliosa action figure. Action perché si muove, di una linea molto costosa, è vero, rispetto naturalmente a tante altre, tra virgolette, no? Che potrebbero sembrare simili, ma ragazzi miei vedrete che la qualità è talmente alta che il prezzo in realtà non sarà assolutamente così lontano, tra virgolette, da quello che realmente vale, insomma. Ho detto realmente 800 volte, ma chi se ne frega. Stiamo parlando di Vegeta nell'Imagination Work, la scala 1-9 Bandai Tamashination. Voilà, eccola qua, ragazzi miei. Adesso andiamo a vederla. Siamo intorno tra le 120 e le 150 euro. È uscito anche Goku, lo avremo prima o poi, ci mancherebbe altro, perché purtroppo l'anno scorso è veramente, il 2021 è stato molto strano per anche lo sdoganamento di alcuni prodotti, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi miei, intanto però il mitico Vegeta, che voglio dire, non è un personaggio così secondario assolutamente, anzi, per tanti è il vero protagonista di Dragon Ball. Ma quindi, prima di tutto però, ricordatevi, se ancora non l'aveste fatto, voilà, iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che arriveranno e, naturalmente, intanto che siete qui, se guardate qui sotto, nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social. Iscrivendovi, Instagram, Facebook, Telegram, eccetera, eccetera, beh, non vi perderete mai una lista novità e le foto dei gadget che arrivano e via dicendo. E se non siete della zona, basta contattarci su questi social e vi creeremo un'inserzione personalizzata proprio per spedirvi tutto ciò che desiderate, naturalmente, sempre che è rimasto, perché sapete bene, voglio dire, tanti di voi ci contattano ogni 5 secondi appena abbiamo messo una lista novità, per fortuna, naturalmente. E ragazzi, che dirvi, se non ricordatevi, boom, Twitch, chiacchiera fumetti, io e il mio amico Fabio, gli arroganti funghi Shiitake, parliamo di fumetti, di cose geek, insomma, ci teniamo compagnia l'un l'altro. Iscrivetevi, naturalmente, su Twitch a chiacchiera fumetti e poi seguite nei social quando arriverà la live, perché cambieremo un po' i giorni per vari motivi, insomma, lavorativi. Ma tant'è che iniziamo subito a spacchettare! Ed eccolo qua, ragazzi miei, Vegeta Imagination Works, Dragon Ball Z, in questo caso ispirata, naturalmente, alla visione del mitico Vegeta su Dragon Ball Z, Tamashination, Bandai, High Quality Sculpture, Coloring, Texture, Volume, insomma, vabbè, avete capito. Insomma, la dimensione è 1.9, la scala, scusatemi, è 1.9, ecco qua la nostra scatola che, oplala, ci fa vedere naturalmente tutte le varie cose. Avete visto che bella questa, diciamo, scritta olografica, chiamiamola così. Mi sposto, mi avvantaggio fuori dalla camera per andare ad aprire, voilà, questa figure. Dentro è purtroppo il polistirologo, cacchio. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Cosa troviamo all'interno? Allora, appoggio un attimino qui senza farvi vedere troppo. Chiudo la scatola e la metto qua in fondo a fare da sfondo ed è, mamma mia. Mamma mia, ragazzi miei, ma quanto è grosso, quanto è grande. Allora, aspettate che un pezzo ha detto andate a quel paese. Vabbè, sarà qua, sì, adesso lo mettiamo qui. Allora, comunque sia, veramente particolare, veramente grande, non me l'aspettavo così grosso. Ok. Qui abbiamo, non ve la faccio vedere, nel senso non la tiro neanche fuori, ragazzi miei, la base. Quindi Imagination Works Vegeta, bianca, bella, ci sta, con tutti degli orpelli che possono in qualche modo servirci per posizionare al meglio il nostro Vegeta, il nostro principe dei Saiyan. Qui una, sarà il libretto di istruzioni per modo di dire. Sì, vabbè, fa un po' piangere, ma va bene, ok, ci sta, ci mancherebbe altro. Ci fa vedere come andare a staccare i vari pezzi e a fare i vari cambiamenti. Ebbene sì, perché in questo caso noi abbiamo anche la visione, come potete vedere, Super Saiyan, ok? Ma andiamo a prendere direttamente il nostro Vegeta, che è quello che ci interessa. Tantissimi, in qualche modo, tantissimi accessori, come possiamo vedere. Dopo metterò a posto, vabbè, adesso è un po' difficile. Ecco qua.
Ma eccolo qui il nostro straordinario personaggio action figure. Come hanno fatto naturalmente a far sì che le giunture non si vedano, hanno utilizzato una sorta di tuta in spandex quasi, come quella dell'uomo ragno e supereroi vari. Come potete vedere, che ha una straordinaria elasticità e quindi ci permette, come possiamo intuire, a parte poi dopo stringerò e vi farò vedere, ci permette naturalmente di poterlo posizionare come vogliamo, di non avere esageratamente la stoffa che in qualche modo si impiglia o si storta in maniera tale da non farci capire, tra virgolette, che sì, è stoffa, ma insomma, non di ottima fattura, ok? E quindi ci permette di goderci al meglio questa straordinaria figure, che in qualsiasi posizione noi la metteremo potrà sembrare quasi, dico quasi, una static figure, quindi una statuina da collezione con un'ottima, naturalmente, predisposizione proprio alla staticità. Andiamo a vedere un pochino quelli che sono gli elementi meno belli, no? Costruiti naturalmente meno con meno possibilità, appunto, rispetto a quella dello spandex, chiamiamolo così, e che quindi ci danno non ci danno la stessa identica sensazione quasi di veridicità del prodotto. Il collo, come potete vedere, ok, vedete, ha questa parte che è naturalmente sagomata per poter avere sia con la testa, che come potete vedere si stacca facilmente senza nessun tipo di problema per essere in qualche modo cambiata. La parte del volto qui voi la potete anch'essa staccare, vi faccio vedere, ok, piano piano, per poter cambiare, ecco qua, scusatemi, per poter cambiare la parte lì che vedete bianca è lo sguardo del nostro principe del Saiyan, dei Saiyan, ok, che poi possiamo cambiare con tantissime altre con tante altre sfaccettature, come ad esempio in questo caso vedete qui sta ridendo nella sua maniera un po' da cattivo, mettiamola così, e poi come vi dicevo ci sono tantissimi sguardi, se riesco a prenderne uno, eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, poi allargo, che voi potete andare naturalmente a cambiare. E come vedevamo prima ci sono anche i volti per trasformarlo in Super Saiyan, quindi c'è veramente di tutto. Ci sono poi nella sua posizione con le mani incrociate, le braccia, scusatemi, incrociate, via dicendo. Insomma, c'è veramente di tutto. Guardate, se avete anche voi, non avete mai amato le action figure, proprio per il motivo che vi dicevo io, per le articolazioni, e andare troppo indietro, certo il Big Jim era fatto in quella determinata maniera, è come se questi fossero dei Big Jim moderni, perché? Perché utilizzano i vestiti, perché ripeto, questo è stoffa, è tessuto, per andare a nascondere appunto le articolazioni. Però volete che è passato del tempo, volete che in qualche modo, qui abbiamo Bandai e Tamashii che si sono veramente fatte in quattro anche per rendere al meglio questa figure, per renderla ancora più vera rispetto a tutto il resto che c'è. Anche se prendiamo le figuarts, quelle molto 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 belle, che hanno anche tantissimi accessori eccetera eccetera, risultano sempre troppo giocattolose, insomma. Ragazzi miei, a me è piaciuta veramente tanto, fatta molto bene, tantissime possibilità di articolazione, nonostante appunto alcune non si vedano, come dicevamo. Guardate che bello il ginocchio, mamma mia, per poterla posizionare al meglio. Provate a pensare ad avere questa e poi magari mettergli di fianco un Goku e tanti altri personaggi per poterli posizionare nella maniera più assoluta, ricreare dei diorami quasi nelle nostre vetrine per i vari combattimenti. Quindi veramente top, da fare assolutamente, quindi ragazzi miei andiamo, i saluti. Allora ragazzi miei, avete visto che bella questa straordinaria action figure. Prezzo non politicamente corretto, mettiamola così, ma comunque sia straordinaria. Ma avete visto come hanno i metodi che hanno utilizzato per naturalmente nascondere gli snodi? Ed è qui che mi piace, perché personalmente l'action figure, che come ben sapete, a meno che non siano robot, non ne vado mattissimo, in questo caso sono straordinarie, proprio perché sembrano uscite direttamente dalle pagine del fumetto o naturalmente dagli schermi dell'anime, ci mancherebbe altro, insomma, veramente bella, ne abbiamo ancora poche, se avete voglia basta contattarci, ci mancherebbe altro.
Ci vediamo in un nuovo video. Se siete della zona, nella zona, in, naturalmente in fumetteria, eccetera, eccetera. E per tutto il resto, vi ho già detto, i social qui sotto. Quindi buona domenica, buona colazione, pranzo o cena, e ci vediamo sicuramente prossimamente. Ciao!